Ok, ragazzi, adesso ti presento il padrone di casa. Anzi, ti faccio fare tutta la bella chiacchierata tra Gilberto e il padrone di casa. E scusami, ma ho freddo, quindi se vedi ogni tanto sto tremolio qua è perché ho freddo. Ok, allora, beh, intanto Manuele, come ti sei trovato? Ti sei reso conto che c'è una gran confusione in corso con i contributi pazzeschi legati alla biomassa complessa? Si parla di super bonus 110, eco bonus e il grande conto energia termico 2.0. Ma qual è il contributo migliore che fa il caso tuo? Beh, questa è una risposta importante da ricevere, ma prima hai tutto il diritto di capire quale sia l'intervento migliore per casa tua, così da avere tre cose: caldo in casa, abbassare le bollette annuali e rispettare l'ambiente. In descrizione trovi il link del modello di preanalisi. Clicca, compila e vediamo assieme a casa tua la scelta migliore in quanto a riscaldamento e contributi. E intanto questo video, come al solito, te lo offro io. Ciao! Bene, no, hanno fatto un lavorone sia Gilberto, insomma, veloci e appunto poi i risultati si vedono. Loro a bestia, sono state fino a tardi la sera, insomma, hanno fatto un bel lavoro. Ecco, si vede che sono professionisti e che sanno fare quello che fanno. Ok. È un'azienda, avete lì appunto con Cedric e Company che lavorano solo su soluzioni di questo tipo, impianti di un certo livello, sì, cioè non fanno l'idraulico di piccole situazioni. Quindi lavorando su questo hanno un'esperienza e quindi un'organizzazione che riescono a sviluppare e portare avanti in 4-5 giorni. Hanno chiuso Perché poi appunto un po' il cuore della ASA, perché si è rifatto una ristrutturazione quasi. Insomma, si è fatto una ristrutturazione di tutti gli impianti e volendoci tornare a 600-700 metri con la famiglia, qui è un po' il cuore insomma, hai freddo a dicembre, ora te tu tremi, ma non è nemmeno una giornatuccia, perché se tira vento tu ci stai. Diceva insomma, Sede che quando è venuto il primo giorno c'era meno 7. Appunto, sì. No, in questo rete il cuore per starci bene, specialmente d'inverno, sai, d'estate, non ci si sta aiuti, però anche d'estate... avere la possibilità dell'acqua calda senza solo il solare termico, insomma. Era quello, insomma, che eri mentalmente preparato. Vediamo poi come funziona, ma insomma, sì. È tutto fatto, ormai l'esperienza di loro, non è il primo impianto che fanno, chissà quanti hanno già fatto. Sono 15 anni che lavorano. Con un protocollo e un metodo che è stato portato avanti anche qua, perché c'era gli spazi e la possibilità di farlo, e in effetti... Ok. Bene. Manuele, grazie. Lo ringrazio tantissimo per la fiducia, perché comunque sia svolgere e incaricare per effettuare lavori di questo tipo che sono impegnativi. Grazie Manuele. A voi. Bene, noi ci vediamo. Ciao. Ciao. Eccolo là, l'uomo che fuma e non fa una pippa. Non so se te lo ricordi, Daniele, ma qualche volta l'abbiamo visto.